Parliamo delle cardiomiopatie, che sono delle malattie che colpiscono il cuore e in particolar modo il muscolo del cuore, chiamato anche miocardio. Per iniziare disegniamo uno schema semplificato del nostro sistema cardiovascolare, quindi al centro la nostra pompa cardiaca con il cuore di sinistra diviso nelle due camere, l'atrio e il ventricolo, e lo stesso vale per il cuore di destra. Dal cuore il sangue viene inviato parallelamente ai due circoli, quello polmonare, dove avvengono gli scambi gassosi tra aria e sangue, e l'altro al circolo sistemico, ovvero al resto del corpo, dove il sangue andrà a perfondere diversi organi, quali il cervello, il cuore stesso, i visceri, per esempio il fegato, e anche i muscoli, la cute. Dal sistema il sangue venoso, povero di ossigeno, raggiunge il cuore di destra e da qui viene pompato al circolo polmonare per poter essere riossigenato. Il sangue ossigenato ritorna al cuore di sinistra, prima in atrio e poi in ventricolo, e quindi viene ridistribuito al resto del corpo, dove avverranno gli scambi gassosi e di nutrienti, e il circolo ricomincia. I segni e i sintomi delle cardiomiopatie si manifestano quando viene meno la capacità di pompa del nostro cuore. In medichese si dice che il cuore diventa insufficiente, ovvero che la sua attività contrattile non è più così efficiente da garantire un'adeguata perfusione dei tessuti periferici. Nelle cardiomiopatie, la causa di questo declino di capacità di pompa risiede proprio nel muscolo cardiaco, che per diversi motivi non riesce più a contrarsi in un modo efficiente. Se il cuore di destra non riesce a contrarsi in un modo adeguato, avremo una condizione di ipoflusso a livello del circolo polmonare, che porta a un sintomo di dispnea, un senso di fame d'aria. Dall'altra parte, se il ventricolo di destra non riesce ad espellere tutto il sangue al suo interno in un modo adeguato, si determina un aumento della pressione intraventricolare che si ripercuote a ritroso a livello dell'atrio di destra e quindi anche a livello del circolo venoso sistemico, portando a una condizione di congestione venosa sistemica. Questa condizione porta i tipici segni quali edemi declivi, epatosplenomegalia per una congestione epatica e a livello, come detto, polmonare, sintomo di dispnea o in inglese shortness of breath, in cui il paziente tenta di, come dire, compensare andando ad aumentare la sua frequenza respiratoria. Lo stesso ragionamento vale per il cuore di sinistra, per cui se il ventricolo di sinistra non riesce a contrarsi in un modo efficace, avremo una riduzione della portata cardiaca ed un ipoflusso sistemico coinvolgendo i vari organi quali il cervello, per cui il paziente può sentirsi disorientato, confuso, può perdere temporaneamente la coscienza, quindi si dice sincope in medichese, i muscoli saranno più affaticati, quindi astenia, anche il cuore stesso ha bisogno di essere perfuso e quindi può andare incontro a ischemia o addirittura infarto miocardico se non riesce ad avere un'adeguata perfusione, mentre sempre per lo stesso discorso del cuore di destra, l'aumento della pressione di riempimento ventricolare determina una congestione a livello polmonare. Questa congestione porta alla complicanza principale dell'insufficienza cardiaca, che è l'edema polmonare. Come ho detto, nelle cardiomiopatie il problema sta proprio nel muscolo cardiaco. Tuttavia, nei tre diversi tipi, quella dilatativa, restrittiva ed ipertrofica, i meccanismi fisiopatologici per cui abbiamo un'insufficienza cardiaca sono leggermente diversi.
iniziando dalla cardiopatia dilatativa, il cuore appunto va incontro a un aumento di volume, in particolare il ventricolo risulta dilatato con un assottigliamento delle pareti, per cui il cuore non riesce più a generare una forza di contrazione sufficiente per espellere il sangue contenuto in esso. I tipici segni che si riscontrano nella cardiopatia dilatativa sono un aumento della pressione venosa giugulare, all'auscultazione sentiremo un terzo tono che è dovuto proprio a un rapido riempimento del ventricolo che si è dilatato. Nella restrittiva invece il volume cardiaco risulta normale, tuttavia sono presenti delle infiltrazioni a livello della parete muscolare dei ventricoli, per cui si aumenta la rigidità della parete e una ridotta compliance. Questo significa che la parete ventricolare si distende poco. E anche in questo caso avremo un aumento della pressione venosa giugulare, all'auscultazione sentiremo un quarto tono dovuto al riempimento di una camera rigida. Nella cardiopatia ipertrofica avremo appunto un'ipertrofia del ventricolo di sinistra con un aumento dello spessore della parete ventricolare e anche un ridotto volume sempre del ventricolo. Ausculteremo un quarto tono sempre per una condizione emodinamica, ma il tipico segno è il soffio sistolico. Questo è dovuto al fatto che prendendo una sezione del cuore, l'ipertrofia va interessare anche il setto e questo determina che ad ogni sistole, ad ogni contrazione del ventricolo, si ha una ostruzione proprio di tipo meccanico del tratto di efflusso del ventricolo, per cui il cuore non riesce ad essere espulso in un modo adeguato dal ventricolo, creando un moto turbolento che poi si sente come appunto rumore cardiaco o soffio mid-sistolico a metà della sistole.